Presenti, ringrazio in particolare il direttore di Latte Brusco Antonio Bortoli e il presidente Modesto De Certe per l'invito ai festeggiamenti dei primi 70 anni della cooperativa. Purtroppo non ho potuto prendervi parte direttamente, avremo altre occasioni per stare insieme. Anche a distanza però ci tengo a testimoniare la vicinanza e il supporto al settore da parte del nostro Ministero che rappresento pro tempore e di tutto il governo guidato da Giorgia Meloni. Siamo consapevoli che la produzione lattiero-casearia in Italia si contraddistingue, oltre che per le produzioni tipiche e a denominazione, anche per una produzione di latte fresco di qualità elevatissima. Questo grazie al rispetto di una normativa igienico-sanitaria estremamente rigorosa, ma anche all'attenzione dei nostri produttori e a severi controlli. Noi non siamo la nazione che ha più persone che non agiscono correttamente, siamo la nazione che ha più controlli, perché sappiamo che garantire la qualità dei prodotti dà valore sul mercato a quello che riusciamo a realizzare. È uno dei fattori di valore, oltre che un fattore di produzione molto rilevante. L'organizzazione cooperativistica ha un'importanza strategica, mette insieme tanti produttori che si rafforzano sul mercato attraverso questo tipo di strumento. So che avete avuto tanti riconoscimenti nazionali ed internazionali, però ripeto di potervi attestare anche personalmente la stima verso questo settore nel suo insieme e verso chi vi opera da così tanto tempo, che significa quando c'è la solidità di un'azienda, che l'azienda si è comportata bene dal punto di vista sia del mercato e nel caso della cooperazione anche dei suoi associati. Il governo Meloni è stato e sarà sempre a fianco del comparto produttivo, lavorando per riuscire a valorizzare l'impegno dei tanti che devono riuscire a tornare protagonisti di un sistema che guardi a loro come fulcro per tenere insieme la nazione, creare ricchezza e poterla ripartire senza forme di assistenzialismo che prescindano da quello che si riesce ad avere, creando debito o impoverimento del nostro patrimonio nazionale. Il momento in cui presenteremo il nostro sistema Italia, quello che abbiamo costruito in millenni di storia, sarà a Ortigia, a Siracusa, dal 21 al 29 di settembre, un momento epocale dal mio punto di vista, non solo perché ci confronteremo con i leader delle grandi nazioni democratiche del mondo, ma anche